Quando prendiamo la linea, due minuti esatti al termine della partita, Forlì non è messa bene decisamente, è sotto di 5 punti, 8-2-7-7 contro la Leonessa Brescia, Leonessa di nome di fatto, perché nonostante Forlì abbia a più riprese dato la sensazione di poter vincere la partita, è una Brescia che viceversa ha avuto un colpo di reni importante che l'ha portata a superare, trascinata da Jenkins, soprattutto un Berkic monumentale. Adesso il fallo che avete appena visto, rimbalzo offensivo da parte del greco Barlos, che disturba la concentrazione di Nicola Natali in procinto di effettuare questo tiro libero che va a segno. Secondo tiro libero per il giocatore nativo di Montecatini Terme, che realizza, scintilla intanto a rimbalzo tra Tessitori e Barros. Barros è un giocatore molto elettrico e siamo sicuri che se la partita va punto punto sarà un giocatore sicuramente nel bene e nel male determinante. Fernandez a condurre un attacco importantissimo per Brescia, importantissimo la misura di cui lo è anche la difesa per Forlì. Dal non far fare canestro Brescia in questa azione passa probabilmente la speranza da parte di Dell'Agnello di battere la sua vecchia squadra. Intanto perde palla Brescia, si ferma il contropiede di Forlì perché un giocatore di Brescia è rimasto a terra. 1.25 da giocare, 8-2 Forlì alla ricerca di una complicata, di un complicato recupero. 8-2 Brescia, 7-9 Forlì. Attacco importantissimo per Forlì, 1.20 da giocare, Roderick fin qui ottima la sua partita, palla in mano, arma il tiro da tre punti di Natali che entra, canestro da tre punti di Natali che adesso chiama raccolta il pubblico del Palafiera. Non è neanche la prima volta che questo avviene stasera, pubblico peraltro molto reattivo nell'appoggiare i propri colori. Si gioca in una bolgia, Barlos poc'anzi carichissimo in questo contesto, stavolta sbaglia, svetta rimbalzo Spencer, consegna Roderick che è di fatto il playmaker della squadra, perfetta parità, 48 secondi da giocare, 82 pari, Natale non ha mezza idea di tirare, prende il centro dell'area, trova Borsato da tre punti che segna, delirio il Palafiera, segna Borsato, ma ha lavorato magnificamente tutta la squadra, prima con Roderick, poi con Natali che ha rinunciato a un canestro da tre punti, ha preso il centro dell'area e ha ottimamente imbeccato un capitan Borsato carichissimo e in gran forma da un mese in qua. Per Stefano Borsato sono 14 punti realizzati, 3 su 4 da 2, 2 su 5 da 3, 2 su 2 tiri liberi. E adesso il pubblico di Forlì vede da vicino i playoff. Attacco da metà campo di Brescia che adesso ha tutto il peso della rimonta da dover effettuare, quello che Forlì si è tolto di dosso poc'anzi. 41 secondi alla fine, Fernandez francobollato da Spencer, Berkic ha una mezza idea di tirare da tre, va da Barlos, Tessitore gli cancella il tiro ma c'è un fallo da parte di Roderick nelle zone basse del lungo corpo di Barlos. Adesso Barlos tirerà prevedibilmente davanti a un Palafiera quanto mai rumoroso. 32 secondi da giocare, 3 punti di vantaggio per Forlì, Nikos Barlos, giocatore greco in lunetta per due tiri liberi. Ripetiamo, Barlos è un giocatore che viene dalle invocate arene elleniche, il Palafiera fa molta confusione ma in Grecia non è che ne facciano di meno. Sbaglia il primo Barlos, gli abbiamo portato Ierra, secondo tiro libero per il numero 19 maglia leonessa. Realizza il secondo tiro libero Barlos, 2 punti di vantaggio per Forlì, 32 secondi da giocare, scende Tessitori, entra Musso, vuole gente con le mani buone in vista di eventuali falli sistematici o in ogni caso di situazioni di penetra scarica. Natali invoca massima calma a Spencer nella costruzione di questa partita, di questa azione.
gioca con tutti i 24 secondi dell'agnello. Spencer, il pick and roll di Natali, riceve palla Natali, ci pensa sul secondo, poi tira da tre punti e sbaglia. Il rimbalzo di Fernandez, 9 secondi, fallo da parte di Musso. 8 secondi e mezzo da giocare, 8-5 Forlì, 8-3 Brescia. Fernandez tira per vincere o per pareggiare. Jenkins vuole andare dentro, subisce fallo da parte di Natali, 3 secondi e 10 centesimi. Rimessa dalla fondo perché non c'era bonus, quindi Brescia deve segnare assolutamente. Da 3 Jenkins tira per vincere, la palla esce, Jenkins si lamenta di un fallo, si abbracciano a centrocampo i giocatori di Forlì. Da Moviola l'ultimo tiro di Jenkins, che adesso però si alza e sorride. Forse il fallo non c'era e ci ha un po' provato. Brescia ha avuto l'opportunità per vincere la partita. Jenkins insieme a Berkic, il migliore giocatore questa sera della sua squadra, ha graffiato Forlì, che a questo punto vede veramente da vicinissimo l'opportunità di disputare i playoff. Non solo, vede da vicinissimo anche un quarto posto, che vorrebbe dire un primo turno di playoff con la bella in casa, con questo pubblico non sarebbe affatto male. Intanto solo Perto fa il suo solito teatro, fa il suo solito cinemino, fa il suo solito cinema in cui parla con Barlos, che ovviamente non ne aveva mezza, vabbè, insomma, avanti così, fa parte anche dello spettacolo anche questo. In campo la squadra festeggia, finale al Palafiera, 8-5 le gambe di Fuchs, 8-3 centrale del latte Leonessa Brescia. Complimenti ancora una volta a Forlì, cui manca del tutto il killer instinct, ma cui non manca invece un'attitudine allo spettacolo ampiamente mostrato anche questa sera.